25 febbraio 2017. Il Catanzaro perde lo scontro diretto di Taranto e sprofonda. La contestazione alla presidenza cosentino è ormai quasi totale, mentre la squadra, sfilacciata e inaffidabile, alterna prestazioni sufficienti ad altre inguardabili. L'idea della retrocessione tra i dilettanti comincia a farsi largo anche tra i tifosi meno pessimisti. Con la politica distratta dalle imminenti elezioni e gli imprenditori sempre più lontani da una gestione societaria dispotica, comincia l'ennesima settimana di buio. Un'intervista di Catanzaro TV all'ingegnere Floriano Noto, in quei giorni concentrato a presentare il nuovo marchio Coop in tutti i suoi centri calabresi di grande distribuzione, butta una pietra nello stagno e provoca un forte movimento d'opinione, con una domanda in particolare che, alla luce degli ultimi fatti, si è rivelata addirittura profetica. Se un giorno le venisse voglia di mettere in discussione le sue capacità manageriali anche nello sport, come immaginerebbe una presidenza Noto, cioè un imprenditore che vanta ottimi rapporti in tutta Italia, ha fatto un nome poco fa, con un brand Catanzaro potenzialmente fortissimo sia in Calabria che fuori? Guardi, io sul calcio le dico il mio pensiero in maniera molto reale. Io credo che il calcio, diciamo, fin quando non si arrivi alla Serie A, diciamo, o alla Serie B di punta per certi aspetti, è un'azienda, se parliamo sotto l'aspetto squisitamente imprenditoriale, è un'azienda che ci si rimette, quindi, e questo lo sanno tutti. Il distacco apparente e il sostanziale diniego del manager produssero ovviamente commenti negativi, espressi in modo plateale con uno striscione sottile e feroce che gli ultras esposero nella seguente partita interna. In soli 5 mesi è cambiato tutto. E durante la presentazione ufficiale della nuova società, ricordando la circostanza, l'ingegnere catanzarese ha dimostrato classe ed onestà intellettuale quando ha voluto spiegare a tutti, visibilmente compiaciuto, gli esiti di quell'intervista ed il cambio di strategia maturato all'interno del gruppo economico più forte della città. Lei fa giornalista e lo fa bene. Primo, le faccio un plauso perché con quell'intervista che ha fatto, devo essere sincero e onesto con tutti voi, prima con me stesso e con tutti voi, quello che è accaduto con quell'intervista, che tutti sanno che era una coda di un'intervista durata un'ora che parlavamo della Coop, e poi l'abile giornalista ha fatto il suo mestiere, ha tagliato la parte sport, ha lasciato fuori la parte Coop e l'ha dato in pasto ai tifosi. Detto ciò, però, è servita, guarda, è servita perché io ringrazio quelli della curva che hanno fatto quello striscione, perché in quel momento ho capito veramente, e forse è stata una molla che ci ha fatto comprendere quale può essere l'amore per una squadra, perché io personalmente non avevo fatto mai nulla di male, cioè non era un'azione personale, cioè, non credo, quindi personalmente non abbiamo mai fatto nulla di male. Con quello striscione si manifestava un odio amore, la presente quando lei è innamorato di una bellissima donna, quando questa bellissima donna magari non la guarda nemmeno, e allora in quel momento è scattato e a me ha fatto capire cosa significa il Catanzaro, anzi ringrazio gli ultras che hanno fatto quella cosa, li ringrazio, diciamo, è strano, no? Cioè uno che ha subito, tra virgolette, tante di striscioni contro, li ringrazia, perché mi ha fatto capire effettivamente che significa amare il Catanzaro. Quindi questo ringrazio pure lei direttamente.